Buonasera a tutti. Allora, mi sembra ciao David. Una domanda pleonastica chiederti se sei soddisfatta di questo, di questa giornata di oggi, questo punteggio. Soddisfattissima della prova veramente grande di carattere delle ragazze, sono felicissima. Non so se appunto non hanno sentito l'emozione loro, ma noi qui in cuffia abbiamo sentito il rumore, il frastuono del palazzetto. Intanto Sofia Raffaelli al corpo libero per Fabriano. Insomma, non è facile gareggiare in casa. No, assolutamente, anzi io temevo molto, invece il pubblico è stato veramente, come si dice nel calcio, il giocatore il dodicesimo, il vostro giocatore. Il settimo. Per il noi settimo è stato immaginato. Il settimo e le ragazze hanno retto molto bene, insomma. Senti, abbiamo già citato Eugenia Ricciuti e Diandra Calzavara, le tue assistenti, insomma ci vuole insomma raccontare brevemente il tuo staff. Anche Silvia Mainente, le due coreografe, una che segue la parte classica, Francesca Moscianese e Giorgia Benetelle che mi dà una mano nella creazione degli esercizi e nella scelta delle musiche e dei passi ritmici. E le ringrazio tutte. Ma in particolare voglio ringraziare la Presidente Antonella Barbieri che veramente sempre mi sostiene anche nei momenti più critici e mi è sempre stata molto vicino e ci ha dato una mano ad ottenere questi grandi risultati. Sì, un successo organizzativo anche testimoniato da tante persone sugli spalti, oggi al Palafabris, ex Palafabris, insomma, al Palazzetto Sport di Padova. Un sabato sera, insomma, è bello. È veramente molto bello, un pubblico anche partecipe che apprezza molto le prestazioni delle ginnaste e questo è molto bello per il nostro ambiente. Ecco, intanto ha concluso la piccolina di Fabriano, qua stiamo entrando nel vivo. La Serie 2 è stata al Cardio Palma, davvero fuochi d'artificio. Cosa accadrà? Tu che sei un po' adesso sei più tranquilla qui in Serie 1? Sarà dura fino all'ultimo perché ci sono le prime due squadre in lotta, quindi fino all'ultimo minuto non sapremo chi avrà vinto questo titolo. Io faccio in bocca al lupo e vinca la squadra migliore. Tra l'altro Davide, fino all'ultima ginnasta non sapremo il risultato, quindi la gara dovrà essere bella coinvolgente sicuramente.